Bentornati in un nuovo video. Allora, oggi video sulla riordinazione di un cassetto che ho qui in sala, in salotto del mobile di sala, appunto, che è veramente osceno, vergognoso, orrido, orrendo, e quindi bimbe, non lo, cioè, ogni volta che lo apro non ne posso più vedere in questo stato. Vi dico la verità, ultimamente quando uso le posate di questo cassetto, che le lavo, poi le rimetto al posto, cioè ce le lancio direttamente, perché tanto è inutile che le metto per bene quando e tutto il resto del cassetto fa schifo. Quindi bimbe, sono arrivata proprio fino qui, non ne posso più di vederlo in questo stato, quindi appunto, avendo deciso di metterlo al posto, ho detto magari giro il video e niente, magari motivo qualcuna di voi a riordinare un cassetto, a rimettere al posto qualcosina in casa, vedendo appunto il prima e poi il dopo, magari appunto vi do uno spunto, vi invoglio un attimino. Quindi io, bimbe, ora niente, non vedrete più me, ma vedrete l'oscenità del cassetto, vi metto una musina di sottofondo, così potrete rilassarvi un attimo, vedere il video, che per voi durerà pochi minuti, per me sicuramente durerà un bel po', ma comunque ve lo apro e vi lascio al video.
bimbe, ora vi apro il cassetto e vediamo la differenza. Allora bimbe, sicuramente c'è una bella differenza tra prima e dopo. Vediamo, questo che è il sacco a posci con tutte le bocchettine dentro. Vabbè, allora bimbe, qui insomma il cassetto l'ho aspirato, come avete visto ho aspirato tutti i vari scomparti e poi l'ho pulito con il mio multiuso. E niente bimbe, perlomeno ora è tutto diviso e quando voglio una cosa insomma so dove trovarla. In questa parte qua destra ho messo tutte le mie posate, qui ho poi diviso proprio tutti i coltelli di un modello. Queste sono sempre grigie, però sono diverse. E qui ho messo tutti i miei stampini per fare i biscottini. Qua vabbè, ho messo tutte le forchette. E qui ci sono altri oggetti, insomma, da cucina, il tagliapizza. E comunque sono cose che utilizzo poco. Qui ho diviso tutto appunto per modello, insomma, forchette, cucchiai e coltelle. Qua ho messo il tagliatorta, insomma questi sono molto comodi per chiudere le bottiglie. Se vi avanza magari del vino in una bottiglia, ci mettete questo. Questo l'ho trovato da Casanova, insomma qui sopra si chiude, ora con una mano non riesco comunque, e fa in modo che il vino rimanga bello integro nella bottiglia, che non esali. E accendini. E qui ho messo, vabbè, delle mollette, coltelli. Questi li uso veramente poco perché sono di un servizio, insomma, sono quelle classiche, tutte in argento, insomma, non utilizzo tantissimo, comunque all'occorrenza ce l'ho. Qui ci sono le apribottiglie, ho messo, insomma, qua tutte le cose lunghe, mesto, pinze, tutte cose lunghe. Basta bimbe, il cassetto è questo, insomma c'è una... qui ho messo tutti gli accendini a portata di mano e i fiammiferi che non utilizziamo, però insomma a volte ci serve un fiammifero, almeno ce l'abbiamo. Tutti i vari accendini e niente, bimbe, questi sono dei bellini, li avevo trovati dal Maurice. Sono dei cuoricini in feltro dove all'interno ci mettete forchetta e coltella. E insomma poi lo mettete sul tavolo e risulta così. Era nel reparto 99 centesimi. Niente bimbe, dai, il cassetto ora è al posto e nulla, noi ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao. Allora bimbe, rieccomi di nuovo, ho finito, se Dio vuole, di mettere al posto. Adesso insomma il risultato si vede e come. E da ora in poi, come dico tutte le volte, cercherò di quando prenderò qualcosa di prenderla piano piano, di rimetterla al suo posto, insomma vabbè, finché mi andrà farò così. Poi probabilmente tra una settimana riecco come ora al cassetto, se non peggio. Comunque per il momento almeno al posto ho l'animo in pace e nulla, noi poi ci vediamo ad un prossimo video. Fatemi sapere se un pochino così vi ho motivazionato a mettere al posto. E niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, seguitemi anche su Instagram, mi trovate con il nome di Miss Cicchetto. Io vi mando un bacione grosso e ci vediamo al prossimo video.